Siamo all'intervista più importante della giornata. Sebi, il mitico Sebi, non solo perché è il proprietario di Blunt Skate Shop, che ha accolto questa scouting session che è stata veramente di grande successo. Un sacco di ragazzi sono venuti, un sacco di band, ma lui è il mitico Sebi dei The Rozzer. Ciao Sebi. Ciao a tutti ragazzi. Com'è andata oggi? Ti sei divertito? È stata una buona situazione secondo te? Senz'altro, è stata un'ottima situazione, tantissimi ragazzi, tante band, tutti entusiasti, tutti partecipativi. Ho trovato una bella sorpresa. Bene, siamo contenti. Una cosa, visto che stiamo parlando di Creative Clan, noi siamo Creative Clan, tu hai inserito il nostro brand diversi mesi fa. Com'è andata? Hai ricevuto risposte positive? È piaciuto il brand, le grafiche? Il brand è andato molto bene, non è mai facile introdurre un'azienda nuova in un negozio come questo dove ci sono tantissimi grandi marchi, quindi è sempre un po' una scommessa. Noi ci abbiamo creduto, anche perché ragazzi, voi della Creative Clan siete molto bravi, vi seguiamo, sappiamo che fate un buon lavoro e sull'onda del vostro lavoro, della buona qualità dei vostri prodotti, e l'introduzione del Blunt è funzionato veramente bene, tanto che possiamo avere un... dichiarare un sell out quasi del 100%. Wow ragazzi, questa è una bella notizia. Noi ovviamente cerchiamo, per inserire il nostro brand, proprio punti vendita come il Blunt, che sia ricettivo rispetto a un brand che si occupa di musica, di discografia. Cioè, stiamo parlando con Sebi non solo dei The Rozzer, ma anche con grande esperienza discografica per l'esperienza con The Rotten. Quindi in realtà sei tu che devi insegnare a noi come fare discografia per certi versi. Cioè, in particolare il mio fidanzatino che mi ha chiesto di chiederti quando i The Rozzer, se faranno un'altra data. Allora, non mi posso sbilanciare, però posso solo dirvi di tenere aperte le orecchie e alzate le antenne, perché qualcosa potrebbe succedere. Perché noi è dal 2008, quando voi avete messo quell'annuncio sul vostro sito dicendo: ragazzi, ci prendiamo una pausa, che aspettiamo la vostra data. Esatto, come ti dicevo prima, non mi posso sbilanciare, non dico niente, però attenzione. Attenzione. Ragazzi, questo è uno scoop che la nostra Web TV non si poteva sognare di avere oggi. Comunque tu hai continuato a lavorare nella discografia anche con i Dogs, con insomma un progetto di Mendes che è andato avanti. Com'è andata quell'esperienza? Loro sono anche molto attivi. Certo, side project di Mendes continua naturalmente, così come continua, anche se a ritmo un po' più ridotto naturalmente, l'esperienza della The Rotten Records. Sappiamo tutti che la discografia sta vivendo un momento particolarmente difficile, soprattutto nei generi di nicchia come possono essere il nostro, però già riuscire a mantenere vivo il nome, a fare qualche piccola produzione e a perseguire appunto su questa strada, la riteniamo un'enorme vittoria per una piccola etichetta come la nostra. Assolutamente, in questo siamo una squadra, anche noi ci siamo inventati un modo di fare discografia per sostenere le band emergenti come quelle che sono venute oggi, numerosissime tra l'altro, un modo legato all'abbigliamento, legato allo stile, e dobbiamo far vivere la discografia perché la musica insomma è ancora lì, le band ci sono. Vicenza poi è una situazione attivissima, forse addirittura più di Verona. Tu so che segui molte band, anche sono amiche del negozio che vengono qui a lasciarti CD. Certo, noi collaboriamo con tantissime band a Vicenza e spaziamo musicalmente a 360 gradi, quindi supportiamo band che vanno da heavy metal all'hip hop. Non ci interessa tanto il genere, noi quello che è importante è l'attitudine, e l'attitudine rende la scena unita, quindi quando c'è la giusta rabbia, la giusta determinazione, vediamo che una band ci crede, non ci interessa il genere, basta che facciano le cose fatte bene, che ci credano, noi le appoggiamo sempre, troviamo fuori sponsorizzazioni, li aiutiamo a creare eventi eccetera eccetera, quindi siamo sempre super attivi e tanti ragazzi che hanno fatto di questo negozio un po' anche il loro punto di riferimento, la cosa ci fa naturalmente piacere. Siamo d'accordo al 300% su tutto quello che ha detto Sebi, essere un punto di riferimento sul territorio, essere un punto di riferimento per le band, ma anche per gli atleti, per gli artisti, per qualsiasi cosa. Creative Clan vi saluta dal Blunt Skate Shop di Vicenza, grazie Sebi, grazie di tutto. Grazie a voi, ciao ragazzi. Ciao.